Ragazzi, questo è GTA 6, quello che vi faremo vedere oggi è GTA 6 diviso 2, esatto, che fa ragazzi. 3. Ragazzi, benvenuti ad una puntata molto molto speciale di Replayer Inside. Voi sapete, vi facciamo vedere le chicche del passato che ci hanno in un qualche senso segnato, insomma, hanno segnato la nostra carriera videoludica. È vero ragazzi, oggi un giorno all'insegna della nostalgia. Sul primo canale abbiamo pubblicato un video veramente particolare. Ragazzi, specialissimo, andatevelo a recuperare, trovate qui il link da qualche parte oppure in descrizione, ma oggi ci buttiamo a capofitto subito su Replayer Inside con GTA 3, ragazzi. Non proprio perché lo nominavamo nella puntata di oggi. È vero. Raga, abbiamo qui ripreso questo grande gioco per PS2. Cavolo, attenzione, Give Me Liberty, che è la prima missione, ragazzi, in italiano, la prima missione che era appunto ambientata a Liberty City, quindi Give Me Liberty non è a caso. Ok, ho un po' di difficoltà. Ok, wow, questa era GTA 3. Tra l'altro, ragazzi, ricordiamo che, anzi, voglio dire, prima Midna ha detto somiglia a uno di quei giochi che facciamo vedere per cellulare, ma invece no, vale 100.000 di quei. No, però prima che passo per la stupida, sì, la... Ovviamente intendevo adesso, ovviamente dopo tanti anni, ha quel sapore di gioco per cellulare, e però invece, in realtà invece. Ovviamente è infinitamente superiore, anche perché i giochi per cellulare hanno quegli sfondi tutti brutti. Oh, scusi vecchia. Ragazzi, vogliamo provare, poi guarda, la fisica così, per quanto brutta sia adesso, perché ragazzi è un gioco del 2001, per quanto brutta sia la fisica, l'illuminazione, un sacco di cose, ricordiamo che girava su PS2, era una delle prime produzioni del PS2, ma neanche primissime, però comunque per quanto sia così, vale 100.000 volte i giochi per cellulare, crepati, non potevo andare. Non puoi andare, ma ci puoi andare, alla fine GTA puoi fare quello che vuoi. Che succede? Hai capottato la macchina, missione fallita. Missione fallita. Ok, esatto. Stiamo procedendo verso nord-est. Ma nord-ovest, tu all'epoca questo lo hai giocato? Perché io allora, no. Io avevo un amico che ce l'aveva, che in realtà anche lui ce l'aveva prestato da un altro amico che non era in realtà amico di nessuno. Era il classico prestagiochi, no? Ok, che cacchio è successo? Che io ci andavo a casa soltanto perché aveva la PS2 e questo gioco. Non me ne fregava nulla di lui, non mi ricordo neanche come si chiama. Ok, meno male, sono uscito da questa strada, sto fumando. No, in realtà non sto fumando tutto il tempo. Vogliamo per uscire in un modo o nell'altro. Molto bene. Procediamo verso il quadratino fucsia. Ecco, procedere indenni è molto più difficile che nei capitoli più recenti, perché qui la fisica è fatta... Ovviamente, distretto a luci rosse, è fatto ovviamente male, quindi non lascia scampo. Meno male siamo arrivati, è fatta male per ovviamente i tempi standard odierni. Una scena, attenzione, siamo a Addis, scendiamo dalla macchina. Ok, togliamoci dalla strada e cerchiamo di cambiarci d'abito, bene. Quando lo stai seguendo una missione puoi salvare la partita qui, in questo modo il tempo avanzerà di... Ah già, si doveva salvare la partita in un punto predefinito. Vabbè, ma questo in realtà è stato poi utilizzato anche in altri... Ma diciamo che in epoca PS2 era molto frequente. Sì, diffusa questa cosa, ma in realtà anche in epoca PS3 in alcuni titoli. Io direi di prendere questa mazza, non vedo perché lasciarla qui. Grazie. Mazza, che mazza? Ok, adesso siamo... Questa che cos'è? Info. Information. Qualsiasi veicolo parcheggiato nel garage verrà salvato. Vabbè, ma è tipo un trivia. Ho capito, ma parcheggio questo catorcio? No, direi di proseguire per la nostra strada. La Kuruma. Ma c'erano i checkpoint o se esplodi muori? No, devi ricominciare dalla missione, proprio dall'inizio della missione. Ti ricordi che questo fino a... Praticamente Red Dead Redemption era così, poi in Red Dead Redemption l'hanno finalmente fissata questa cosa, quindi soltanto 9 anni dopo, nel 2010, ragazzi, perché all'inizio i puristi non volevano che si riprendesse un checkpoint, ma noi sì, ti ricordi che era che palle dover ricominciare. Cioè, le ragazze di Luigi, siamo arrivati con questo fare, ma quello è troppo elegante per essere un gangster. Il no, nostro... No, non è elegante. Lui, un po' fighetto in effetti, tu dici... Il ragazzotto pelato. Mm. Sì, no, mi sembrava il gilet, invece il... Le mani fasciate che sembra abbia dei moncherini. In effetti è vero. Ragazzi, questo era il preludio poi a quello che è stato Vice City, molto originale, ambientato negli anni 80, e poi San Andreas, ambientato negli anni 90, eccezionale. Ancora oggi per molti insuperato. Secondo me no, perché poi GTA 5 ha fatto il suo dovere, però. Ok, una delle ragazze ha bisogno di un passaggio. Prendi una macchina e recupera Misty dalla clinica e portala qua. Praticamente, dopo essere evasi di galera, questa è la prima missione che dobbiamo fare e dobbiamo guadagnarci la fiducia dei boss del quartiere. Esatto, per poi beh, magari questo diciamo è un po' tipico
di GTA, ecco, c'è la polizia che ti aspetta. Vedi, c'è la prima persona, guardate le texture come sono fatte bene. No vabbè ragazzi, ora ovviamente si scherza, possiamo permetterci di scherzarci su perché l'abbiamo vissuto con il dovuto rispetto alla sua epoca. Quando io giocavo a questo gioco, no polizia non lo vedevo la macchina a fuoco un attimo. Quando avevo questo gioco all'inizio ero impazzivo letteralmente, soprattutto per la libertà che ti dava, ma già impazzivo ai tempi di GTA con visuale dall'alto. Siamo praticamente arrivati qui e c'è il pallino verde, anzi no, è il quadratino verde. Sì, questa dovrebbe essere la puttana, no, questo è uno del cantiere. Guarda l'hotel dove eravamo noi a Los Angeles l'anno scorso, no? Ma è proprio quello. Sì. Ma che c'è, da qui è ammendato la Liberty City. Ti ci ho fatto cadere. Ok, tu dovresti essere la signora puttana. Direi di sì, perché ha aperto con vehemenza. Ha aperto con violenza. Ciao, sono Misty, quella dei Pokémon, va bene? Ok, Pokémon. Aspetta un attimo, no, non devi scendere tu, sto prendendo io i cuori. Ma se hai la salute piena, hai 100 su 100. Hai ragione. IGN. Risali, Peter Pan, è vestita come Peter Pan. Ma però sta dietro? Peter Puttana. Si mette davanti, scusami. Ok. No, è giusto, perché la malattia deve essere... Dai! Vabbè, lei, perché giustamente fa un lavoro molto ricco. Anzi, ti posso dire che per essere un gioco del 2001, regge, che sono epoche passatissime... Ragazzi, non avete idea. Cioè, avete idea se avete guardato il video sul primo canale? È un'era geologica fa. Devo dire che comunque la città era viva. Sì. Cioè, ovviamente ci sono pochissime persone, pochissimi veicoli rispetto a un GTA... Certo, certo. 5. Però... Però è comunque veramente notevole. Ok, scendiamo. Sex Club. Beh, dove potevo portarlo? Così. Missione compiuta, $1,500. Ragazzi, poi parlano degli youtuber che guadagnano assai e non fanno niente. $1,500 per un passaggio una puttana. Va bene, puoi tornare da Luigi per altri lavori o gironzolare per la città di Liberty. Io direi di gironzolare un po', così facciamo vedere un po' la città. Guarda, di Guarda, c'è la casa, andiamo nella casa. La casa, andiamo nella casa, ok. Che poi non credo che ci sia ancora la casa, mi pare che te la dovessi guadagnare. Forse... Non mi ricordo, levati. Ma mi che sa qua? Che la devi comprare, magari ti dice un prezzo. Magari costa $1,500. Ah, quello dove eravamo prima. Ah, ok. È il nostro garageazzo. Sì. Io direi di... Però aspetta, vabbè, senti, questa macchina per il 6 per il 9, se l'abbiamo bella che rubata. Magari si ripristina. La fichiamo qua dentro. Sì, si ripristina, si ripristina. Okay. Questa è casa nostra. Noi ce ne andiamo, le informazioni, vediamo che ci dico, passa attraverso la porta per salvare la partita. Ok, così si salva la partita, salva. Mamma mia. Oh, che bellezza. I feels. Partita dopo è successo. Caricamento dopo il salvataggio. E poi passa attraverso la porta un po' amico. Quella è la nostra casa. Ma perché quel copriletto con le fiori? Un letto così da Borboni, buttato lì così, che non ha senso. Andiamo a riprendere la nostra macchina, dovrebbe essere tutta bella. Ha già accesa, attenzione. Certo, perché così è pronta. Tutta riverniciata, rimessa a nuovo, perfetta. Ci tenevamo tanto a questa Kuruma, no, non è vero. Io tornerei da Luigi, magari è un'altra missione da fare. Luigi, ok. Praticamente, ovviamente, ragazzi, il modus operandi di GTA è il medesimo dai tempi dei primissimi GTA, quelli con visuale dall'alto, ovvero dobbiamo andare a fare missioni per i vari amici e non tanto amici che incontreremo, ed è sempre così da sempre. È uscito pure per, che ne so, Android. È uscita la 10th anniversary, se non sì, sbaglio. Sì, sì, esatto. Quindi, il decimo anniversario. In realtà non avete tante scuse per non averlo giocato. Quello che stiamo facendo... No, sono rientrato a casa. Ho fatto un giro della macchina. Quello che stiamo facendo noi è proprio un tuffo nei feels. Ok, entra di nuovo qua e vediamo Lodovigi. Forse non doveva entrare. Lodovigi. Infatti no. Ti devi fermare dove c'è il coso blu. Senza macchina però. Ok, fermiamoci con la macchina. Ok, c'è una nuova droga per la città chiamata Spank. Qualche farabutto ne ha passato un po' le mie ragazze. Questo farabutto. Ok, gioca a baseball con la sua destra. Non vedo l'ora di giocare a baseball con la sua destra. Poi prendi la macchina, Dio, devo ammazzare. E riverniciala, perché giustamente se ti inseguono la prendi mazza. Prendi la mazza, l'abbiamo presa. Lui mi dice di prendere questa, ma sì, ce l'ho già. Vabbè, no, prendiamo quella di prendere quella, perché non mi piace che prendi un'altra mazza. Amoninni a giocare a baseball. No, la prendo la macchina, guarda dove l'ho messa. Però qui non si è riparata, qui sta ancora fumando. Ho capito, non devi fumare, ti fa male. Se ti butti sotto la macchina, però. Però devo dire che finora la polizia non è stata la solita polizia fastidiosa. Ma scusami, ho solo ucciso 4-5 passanti, non ho ancora superato la soglia limite. Siamo praticamente arrivati. E ecco, giustamente vedo... c'è la droga nella zona del molo. Vedo il pallino blu qua. Mi immolo nel molo, ok. Devo giocare a baseball con la sua testa. Vieni qua, gioca. Dai, dai. Cosa fai? Usa il tuo cerchio. Ah, cerchio, ok, no, usavo un altro. Ok, tieni. Che tasto usavi, posso il cerchio? Niente, quadrato. Ok, basta, è morto. Però che bello farlo sanguinare, guardate il sangue, quanto è realistico.
Ok, prendiamo la sua macchina e facciamola riverniciare. Ah, quindi prima giochiamo a baseball e poi, vabbè, io lo calpesto pure. Ovviamente. E poi gli facciamo il favore, però almeno, perché era il suo ultimo desiderio, far riverniciare la macchina. Ah, quindi non, giustamente non è che Luigi ha detto riverniciati la tua. No, lasciala lì come prova, anzi, che sei stato tu, così ti identificano e hai finito il gioco. Game over, cari ragazzi. Direi di andare. Perché direi di andare? Vai. Perché si è buttata sotto la macchina? Anche se io dico la verità, quando gioco GTA 4 5, paga pure il pedaggio. Io mi non mi fermo ai semafori, no. Sì, no. Però sto attenta. In GTA 4 pagavo il pedaggio. Il pedaggio, il parcheggio, sì, vabbè, pure il parcheggio pagavi, anche se non era obbligatorio. Al posteggiatore. Portalo dalla carrozzia, è questo. Al parcheggiatore abusivo. Ok, l'ho pure sbattuta. Da. Ok, già abbiamo fatto 1500 euro per aver portato a spasso una prostituta. Adesso infatti vediamo. Mi è sembrato un po' sproporzionato il, sì, cioè, il premio, esatto. Per aver preso. Cosa hai fatto? Hai fatto tipo Uber per 2 secondi. Esatto, sì. Porta l'auto dentro e esce a piedi all'esterno. Esce pure dall'altro lato. Siamo usciti. Sì, missione 4.000 dollari. Un po' è il valore dei soldi. Vabbè, però in questo caso hai picchiato uno e gli hai rubato la macchina. Ho capito, però mi sono fatto 5.534 dollari senza fare una mazza. Vabbè, sì, ho ucciso uno, tipo così, però va bene. E magari qualche altra puntata di Replayer Inside possiamo proprio portare San Andreas. Sì, che tra l'altro è, secondo me, molto più bello. Però, vabbè, ovviamente ogni titolo ha le sue peculiarità. Un gioco, quando è bello, rimane bello anche a distanza di, caspita, 17 anni. Però 17 anni, 17 anni sono 17 mamma anni. Mamma mia, ragazzi, non ci posso credere. E io già ero tipo in secondo io superiore. Avevo 16 terza. Anni, avevo 16 no, anni. No, io ero in quarta superiore, mamma mia. Io avevo 16 anni. Bene, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo tuffo al cuore. Se non avete ancora recuperato il video sul primo canale, fatelo adesso. Ragazzi, ve lo mettiamo qui perché dovete farlo. Ciao. Esatto, ci vediamo alla prossima.